abbiamo avuto abbastanza successo, per ora sembra che la gente abbia risposto bene e a questo Borgo Wine Tasting, che è una nuova iniziativa che abbiamo deciso di fare insieme a qualche amico sempre di Borgo. E niente, è nato tutto perché abbiamo deciso di, diciamo, di fare una cosa un po' diversa che a Borgo mancava, mentre magari in Vallata, per dire, a Fontana c'era già in diversi eventi il vino, mentre qua mancava. Quindi abbiamo voluto fare questa degustazione, una serata per la Vallata, perché ci sono 6 cantine locali che passano per tutta la Vallata, più un'enoteca che è ad Imola, che ha portato un Franciacorta, quindi un vino un po' più elevato, e che era il nostro ospite. E le aziende: abbiamo Tramo Sasso, che è proprio di Borgo, poi abbiamo Le Siepi di San Giovanni, che è di Fontanelice, abbiamo Terre di Macerato, che è di Casal Fiumanese, e poi ci sono Fondo Cavecia, che è di Ponticelli, Poderi delle Rocche, che è quasi già a Imola. In più abbiamo chiesto alla CLAI di farci un piatto di assaggi comprensivo di salumi, formaggi, torte salate, per diciamo avere anche un'altra cosa sempre che lega al territorio o comunque al vino. E poi abbiamo la parte dolce, che è curata dal bar Pasticceria Le Voglie, sempre di Borgo Tossignano. In più abbiamo allestito la mostra di Zeno Bertozzi, una mostra di ceramica artistica. Abbiamo tutti i negozi che sono rimasti aperti per l'occasione qui su Via Roma, quindi anche questo non è male. È un modo per valorizzare di più il paese, ma anche la Vallata. Magari, sai, qui anche in zona si conoscono poco anche i produttori locali, che magari hanno delle buone selezioni, fanno dei buoni vini, ma magari nessuno sapeva neanche dell'esistenza, perché magari vai a cercare i più blasonati in Toscano, i francesi, e quindi diciamo che è un modo anche per promuovere, per far capire e per far vedere alla gente che anche in Vallata abbiamo dei prodotti di qualità. Ci troviamo vicino a Ponticelli di Imola, via Montanara, azienda a conduzione familiare dal 1971, prima il nonno, poi ora il papà, io e lo zio, e niente, aziendina di 19 ettari, vinifichiamo solo le nostre uve, produciamo vini ovviamente classici della nostra zona, quindi Albana, Trebbiano, Sangiovese, Pignoletto e Barbera, e abbiamo anche comunque una predilizione per i vitigni internazionali, quindi Chardonnay, Sauvignon, Manzoni Bianco, che è un bianco nuovissimo che sta andando forte, e ovviamente i classici Merlot e Cabernet per i rossi. E produciamo circa 25.000 bottiglie all'anno e vendiamo ancora moltissimo vino sfuso, sia in azienda e facciamo anche consegne a domicilio. Siamo aperti tutti i giorni tranne lunedì mattina, anche la domenica mattina in questo periodo. Io mi chiamo Franco Dalmonte
e la mia azienda si chiama Terre di Macerato, è a Carseggio, poco prima di Castel del Rio. Produco fondamentalmente due sangiovesi ottenuti da Mostofiore, quindi senza l'aggiunta di pressatura, e una versione fa solo acciaio e una versione fa 18 mesi di legno, Rod e Audace. Buonasera, sono Foschi Marco, titolare della società agricola Tramosasso. Noi siamo a Borgo Tossignano con la cantina, mentre i vigneti li abbiamo su a Tossignano. Produciamo attualmente sette bottiglie, cominciando dallo spumante, base Pignoletto più Albana Trebbiano. Abbiamo poi un frizzante Colli d'Imola, Albana Trebbiano e Sauvignon, un DOC Colli d'Imola fermo, capsula verde, che è Chardonnay per i tre quarti e un quarto d'Albana, e l'Albana di Romagna amabile in purezza. Passando ai rossi, abbiamo il Sangiovese di Romagna superiore, rosso Colli d'Imola che è Sangiovese per i tre quarti e un quarto di Cabernet Sauvignon, e il San Biagio che è un IGP ed è Sangiovese di base più Merlot e Malbo Gentile. Si chiama Le Siepi di San Giovanni e si trova un chilometro prima di Fontanellice per chi proviene da Imola. Abbiamo 12 ettari di vigneto e produciamo circa 12 vini, 6 bianchi e 6 rossi, tutti provenienti dalle nostre uve. All'interno del complesso dell'azienda c'è la cantina con la quale vinifichiamo tutte le nostre uve, un ristorante, una trattoria e un agriturismo ricavato da un edificio restaurato del 1400. La conduzione è fondamentalmente familiare e siamo tre fratelli che hanno figli e nipoti, quindi siamo tre generazioni prima di quella di mio padre, che ha iniziato insieme a suo padre agli inizi del Novecento l'attività aziendale. Il nostro prodotto si colloca in un segmento di mercato, o almeno questa è la nostra intenzione, di qualità medio-alta. Perciò a noi interessa produrre più dei buoni vini che una grande quantità di bottiglie. Grazie. Allora, mi chiamo Ettore Tamburini, contitolare dell'azienda Poderi delle Rocche. Abbiamo la cantina in via Punta a Imola e i vigneti sparsi un po' sul territorio, da Dozza fino a Fontanellice. Questa sera presentiamo alcuni dei nostri vini più importanti. Cominciando dalle bollicine, abbiamo un pignoletto spumante extra dry che si chiama Spumoso. Abbiamo un metodo classico millesimato Vendemmia 2014. Abbiamo un Sangiovese superiore e riserva, e anche altre curiosità su richiesta dei clienti che ci vengono a trovare. La nostra azienda si chiama Giovannini, produciamo sui colli di Imola. E adesso io sono un'esterna, sono una sommelier che rappresenta un attimo per questa serata l'azienda. E abbiamo questa sera un'Albana molto buona di OCG che ci caratterizza in pieno come prodotto biologico 2017 e un Sangiovese prodotto IGD, anche questo biologico. Sono tutti e due prodotti molto molto buoni.
cioè, siamo venuti qui invitati dagli organizzatori per, come gli intrusi, per portare un prodotto fuori regione che è il Franciacorta di Erbusco in Lombardia. Questa è una piccola cantina della Franciacorta, c'ha 2,5 ettari di terreno che sono confinati con Bella Vista e Cadelbosco. Alla mattina il ragioniere di Cadelbosco va a bussare alla porta offrendogli 2,5 milioni per i 2,5 ettari. Dunque, pensando che un diritto d'autore qui costa 21.000 euro, cioè è uno sproposito. Piacere fare una mostra a Borgo per questo evento, è il posto in cui sono nato. La mostra si chiama Pelle, che la pelle è l'organo che mi interessa maggiormente, sia perché è l'organo più esteso del corpo umano, sia perché rivela molte cose non solo superficiali. In questa mostra ho cercato di indagare questo aspetto. Che materiale usi? Ceramica, e questa è in gesso.